Grazie Luci. Allora, prima di arrivare dai nostri ospiti, i dati che riguardano la Sicilia, grafica numero 1, dal 1 gennaio al 19 agosto del 2020, 14.198 migranti, dati di UNHCR. Il confronto con gli anni passati, con la grafica 2, nel 2018 19.400, nel 2019 4.600, nel 2020 al 21 agosto, quindi un dato più fresco del precedente, 17.264. Sicilia che con l'ordinanza del Presidente Musumeci, ordinanza contestata e impugnata dal Viminale, dice entro le 24 del 24 di agosto tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro d'accoglienza della regione dovranno essere improrogabilmente trasferiti in strutture fuori dall'isola. Bitonci, Lega al fianco del Governatore della Regione Sicilia? Ma i dati li avete mostrati voi prima. Rispetto l'anno scorso c'è stato un incremento degli sbarchi che è superiore al 250%, questi sono i dati e sono inconfutabili. C'è un'emergenza sanitaria legata al Covid, se pensiamo ai casi anche del Veneto, della caserma Serena e anche di Jesolo, dove la maggior parte dei migranti all'interno della caserma sono risultati positivi al Covid, io penso che il governatore a tutela dei propri cittadini abbia fatto bene e dico a Fratoianni capisco che c'è un problema legato alle competenze, però le competenze sanitarie, gli ricordo, sono di carattere regionale e qui Musumeci ha parlato del tema sanitario, non del tema dell'ordine e sicurezza che ovviamente è demandato al Viminale, al ministro Lamorgese. Lui fa appello alle prefetture e fa appello al fatto che questi centri di accoglienza non possono accogliere migranti, soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista sanitario, dove c'è purtroppo un grave incremento giornaliero importante dei positivi Covid. Bitonci, quindi io però penso che l'emergenza sanitaria... No, senza il Viminale, senza le strutture del Ministero dell'Interno, quell'ordinanza non è praticabile, non è realizzabile, resta lì sulla carta. Beh, capisco, ma è un grido d'aiuto come devono fare i governatori, come fanno i sindaci. Io ho fatto il sindaco di due città, se pensiamo... cosa deve subire un sindaco che deve gestire problematiche di questo tipo che tra l'altro non sono di competenza sua ma del Viminale, capite che i sindaci, i governatori cercano di inviare questo grido d'aiuto al Viminale e alla Lamorgese che in realtà, diciamolo francamente, soprattutto in quest'anno non è stato fatto assolutamente nulla. L'aumento degli sbarchi è perfino imbarazzante, non ci sono i respingimenti, si parla di decreti sicurezza, è un anno e passa che si vogliono cancellare i decreti sicurezza, poi alla fine abbiamo visto che questo governo non è d'accordo su nulla, nemmeno sulla cancellazione dei decreti sicurezza. Da Bitonci, sul tema che provavo a introdurre prima, perché lei ha detto i dati, Bitonci, prima sono lì a dire che c'è stato un aumento delle persone che sono arrivate nel nostro paese, degli sbarchi, a norme invariate, cioè il tema è, sono vivi due decreti Salvini e accade quello. Sì, è vero, però questo governo mi pare che non abbia attuato nessun tipo di respingimento, non abbia bloccato l'attività delle ONG, quindi i decreti sono vivi, però dopo l'attuazione dei decreti mi pare che sia completamente diversa e la gestione Lamorgese è diversa rispetto alla gestione Salvini, questo mi pare evidente non solamente nei numeri. È logico che poi, come diceva Fratoianni, che insomma Fratoianni poi alla fine anche lui fa il gioco delle parti e dice delle cose estremamente demagogiche, perché quando c'è una situazione così grave di crisi sanitaria, di crisi economica, perché c'è anche una gravissima crisi economica, io non so se ne parleremo stamattina, però i dati sono sempre più preoccupanti, c'è uno studio della CGA di Mestre di settimana scorsa che dice che quasi 1.500.000 imprese che potrebbero chiudere entro la fine di quest'anno se va avanti questa crisi, quindi c'è una crisi economica, non abbiamo risorse certamente per gestire e dobbiamo pensare agli italiani e non dobbiamo pensare agli altri, perché quando
c'è una situazione di emergenza, si pensa prima ai propri cittadini, perché i sindaci, come governatore della Sicilia, come sindaco di Messina, dice: in momento di crisi penso ai miei cittadini, penso ai siciliani, penso ai messinesi. Sindaco di Messina che ci sta già ascoltando e dal quale bisogna ci arriviamo tra un secondo, però prima... Io ricordo che sono miliardi all'anno che vengono spesi per la gestione o la mala gestione dei migranti, e quando su un centro che può avere la capienza di 150-200 persone se ne mettono magari 1000-1100, io voglio vedere se non c'è un problema di carattere sanitario. Cioè, sì, un problema di carattere sanitario. Però, Bidonci, allora adesso lo riprendiamo Serena, questo tema e andiamo a Messina dal sindaco, però sono 20 minuti che parliamo delle persone, della positività delle persone. Volevo sentire Bidonci, la domanda è, parliamo molto di impegno europeo, di carico europeo della responsabilità della gestione dei flussi, poi manca la solidarietà tra comuni italiani, anche quello, c'è cioè un altro elemento spesso che emerge. Ma direi che questo è assolutamente falso, perché per esempio quando io ero sindaco di Padova della Lega, io ho accettato il progetto SPRAR, cioè il progetto SPRAR è un progetto per dei migranti che però hanno già ottenuto il riconoscimento e lo status, ed è volto all'integrazione degli stessi migranti. I progetti dovrebbero essere questi. Bitonci, il problema è quello che progetto l'ha fatto fuori. Fusani, mi lasci parlare. Allora, probabilmente non lo conosce il progetto. Il progetto SPRAR su una città come Padova, i 210.000 abitanti, era per 20 persone. Cioè, i numeri, il problema sono i numeri, nel senso che questi progetti si possono anche portare avanti e i sindaci sono anche favorevoli, però i numeri sono risibili rispetto a un'altra cosa che è successa sempre a Padova quando ero io sindaco, dove il prefetto ha messo 500 persone in centro a Padova con una tendopoli. Però, e anche là io ho fatto ovviamente delle azioni e delle ordinanze. Quindi il progetto SPRAR è positivo, ma alla fine, lo dico anche a Fratoianni, non muove assolutamente i numeri, perché quando arrivano 15-20.000, 30.000 persone in un anno, il progetto SPRAR ne può attrarre qualche migliaio. È un progetto positivo perché insegna anche un lavoro a questa persona e mira alla vera integrazione. Ci torniamo tra un attimo, Bidonci, torniamo da voi però su questi non temi. Bidonci, lei ci crede che il 14 parte tutto regolare l'anno scolastico? Ma io assolutamente ci spero, perché anch'io ho due figli che vanno a scuola e quindi è stato un periodo molto pesante per i nostri ragazzi e non solo per le famiglie, perché diciamoci francamente, la scuola a distanza è funzionata e non funzionata, in molti casi assolutamente no. Però bisogna anche dire che in questi mesi si è fatto veramente poco o nulla, lo dico a Fratoianni che è una componente comunque che sostiene questo governo. Il ministro è assolutamente inadeguato per il ruolo di ministro all'istruzione. In questi mesi si sono persi tempi, perché io ne discutevo l'altro giorno in una trasmissione televisiva, quando si attaccavano i sindaci, i governatori, i presidenti delle province, e io ho detto: guardi, le strutture scolastiche sono proprietà dei sindaci e dei presidenti di provincia, cioè il più del 90% delle scuole sono scuole ovviamente elementari e scuole superiori che sono di competenza provinciale. Quanti soldi avete dato ai presidenti di provincia per ristrutturare e mettere in ordine le scuole provinciali e le scuole comunali? Pochissimo, quasi zero fino adesso. Cioè, si sono persi mesi dove si poteva. Il ministro ha fatto un'intervista veramente imbarazzante dicendo: abbiamo allargato le classi. Com'è che avete allargato le classi se mancano le strutture, mancano le aule? I sindaci sono costretti a usare le sale comunali. Cioè, lei se la prende con i presidi prima, se l'è presa con i sindacati. Ogni volta che si critica il ministro, chi parla viene tacciato di sessismo. Cioè, è una cosa veramente incredibile. No, ha citato le province, banchi, sai che pensavo, Bidonci? Fratoianni dice: ma non parliamo dei banchi.
Parliamo dei banchi, guardiamo come hanno fatto gli altri stati, come, detto, come la Germania. L'uscita sui sindacati, cioè, no? Pensavo, scusi Bitonci, Claudia, che ha detto delle province, le abbiamo abolite 7-8 volte, però ci sono ancora, fantastico. Però ci sono ancora e non hanno soldi. E hanno le competenze. E non hanno soldi. E quindi le povere scuole elementari e medie senza soldi non avevano neanche i soldi per comprare tutte la carta igienica. Tutte le superiori sono di competenza provinciale. Perfetto, però allora, è anche vero, Bitonci, mi scusi un attimo, che voi in 14 mesi che siete stati al governo c'era un'unità di missione che aveva tra gli altri compiti quelli di ristrutturare la scuola, perché i soldi ci sono, come lei sa bene, e l'avete mandata a casa questa unità di missione. Abbiamo, che stava a Palazzo abbiamo Chigi. Dato allora, un miliardo, perché ora, abbiamo ora dato il COVID, un miliardo e 200 milioni, un miliardo e 200 milioni, Bitonci, in lei un sa anno bene perché, agli enti locali, Bitonci, a tutti gli lei enti sa locali, bene perché che sono stati tutti spesi. Bitonci, lei sa bene perché è stato un bravo sindaco. Non ha dato ancora nulla. Lei è stato un bravo sindaco, lei sa bene che non conta stanziare soldi, conta spendere i soldi. E purtroppo con la nostra burocrazia questo percorso non arriva mai in fondo. Allora era stata fatta un'unità di missione a Palazzo Chigi apposta per seguire i progetti e l'avete mandata a casa, non si sa perché. Claudia, allora, intanto sono stato al governo pochi mesi rispetto agli ultimi 10 anni che ha governato il centro-sinistra e il PD, questa è la realtà. Però, quindi dare responsabilità a un governo che i pochi soldi, dovevate cioè spendere 600.000 immigrati, non avete espulso nemmeno uno. Cioè, tra l'altro completamente spesi. Bitonci, si può andare in quella direzione per il personale della scuola, rendere obbligatori gli test? Bisogna ricordare un dato che secondo me è essenziale, che su 750.000 docenti, 300.000 sono over 55 e sono proprio quella categoria a rischio Covid, cioè quella categoria estremamente debole che va tutelata, senza parlare poi degli altri operatori all'interno delle scuole. Quindi è logico che deve esserci una attenzione importante nei confronti di questi lavoratori che saranno a contatto tutti i giorni con i nostri ragazzi, che sappiamo benissimo possono diventare dei veicoli, dei portatori, però gli effetti più devastanti si hanno sulla popolazione più anziana, quindi diciamo anche quei lavoratori che sono all'interno della scuola che hanno un'età e sono il 41% dell'intera popolazione degli insegnanti, quindi penso che sia un dato estremamente delicato che va valutato attentamente da parte ovviamente degli esperti.